ancora rifiuti di ogni tipo nelle campagne del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'ultima macabra scoperta risale a ieri, quando i volontari delle Guardie per l'Ambiente hanno rinvenuto all'interno di una vasca da bagno abbandonata un puledro di circa un mese decapitato. La carcassa dell'animale è stata rinvenuta coperta da cartoni in contrada Citulo, in territorio andriese, ai piedi di Castel del Monte, in una zona di particolare interesse artistico ed ambientale. Dell'accaduto sono stati avvertiti anche gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Si attendono ora gli esiti degli esami compiuti dai veterinari sull'animale per accertarne le cause della morte ed in particolare se l'animale stesso possa provocare infezioni o patologie pericolose per gli uomini o per gli altri animali. Dopodiché il corpo dell'animale verrà termodistrutto, come prevedono le normative comunitarie a tutela del rischio di contaminazione di tipo sanitario. È probabile che il corpo dell'animale sia stato abbandonato nella zona di campagna per evitare di pagare i costi dello smaltimento della carcassa.